Blue Sand Genova. La moda femminile, elegante e casual per tutte le occasioni. Abbigliamento, scarpe e accessori per vestire con gusto ogni momento della giornata. Blue Sand Genova ti aspetta nelle sue boutique in via Ramiro Ginocchio 33 Rosso a Sestri Ponente e in piazza Rapisardi a Pegli. Vesti lo stile Blue Sand per sentirti donna, per sentirti unica. Bentornati, ben rientrati nel nostro studio, lo studio di Sempre Curiosa. Eccoci qui, proseguiamo questo nostro appuntamento restando nel mondo musicale, soprattutto il mondo musicale italiano. Perché? Perché il nostro amico Claudio Gambaro torna con una delle sue bellissime interviste. Lui ha incontrato un personaggio, un batterista davvero molto molto conosciuto in Italia, ma soprattutto di grande talento, perché ha suonato con i più grandi della musica italiana. Ma visto che è uno dei batteristi che Brunino ama di più, il nostro Brunino, il nostro regista, io vorrei interpellarlo per sentire appunto che cosa ha da dire di Ella De Bandini. Buonasera, sempre curiosi. Ella De Bandini è un fuoriclasse, un batterista italiano che viene dalla vecchia scuola, di quando si facevano le cose studiando su rullante, un po' alla Vinnie Colaiuta, alla Steve Gadd, proprio con questa prestanza costante, il portare l'acqua è un termine che si usa quando si parla dei batteristi, perché il batterista ha la responsabilità di tenere in spalla tutta la band, soprattutto in quelle occasioni dove il suono non è perfetto, l'ascolto non è perfetto. Quindi il batterista ha una grande responsabilità, in quanto la ritmica nella musica pop, nella musica moderna, è sicuramente una parte molto importante dell'arrangiamento, e lui è uno di questi grandi esponenti. Lui viene dagli anni 60-70, quindi ha fatto una notevole gavetta, parliamo di gente che suona da 50 anni, quindi non è che parliamo di Pischelli, ecco. E lui si è specializzato, intanto si è specializzato nella ritmica, nella musica pop, che lui stesso dice nell'intervista di amare, che non tutti, perché sai, la musica pop è un po' discreditata dai grandi musicisti, no? Perché si punta sempre un po' al jazz, si punta al soul, si punta al rock, ma la musica pop è vista un po' sempre col naso storto. Però devo dire la verità, lui è un rappresentante di questa musica, ma sicuramente potrebbe suonare qualsiasi tipo di musica. Lo dimostra il suo pedigree, il suo curriculum, che poi ne parlerà anche lui sicuramente, fin dal principio, con le grandi band storiche, quelle degli anni 60, quindi passando attraverso le incisioni di Lucio Battisti e tutti quegli elementi di allora, quindi quelli forti proprio. Quindi se il discografico chiamava lui per fare un disco di piuttosto che di Mina, lui era veramente un talentuoso, perché per suonare in quei dischi dovevi avere, oltre che un curriculum interessante, anche gli attributi, e lui lo ha dimostrato anche nei decenni successivi, perché lo incontriamo sul palco con Renato Zero, lo incontriamo nei dischi di De André, sul palco con il grande concerto di De André ad esempio c'era Ella De Bandini, e comunque non solo con loro, anche con i grandi nomi anche più contemporanei, perché lui è veramente un talentuoso. Viva la musica pop, e sì. che spesso non è così banale come tanti vogliono farci credere. Viva Ella De Bandini, che ce lo andiamo ad ascoltare grazie alle magiche interviste di Claudio Gambaro. Noi ce la gustiamo con una bella tisana fredda. Siamo qui a Mandrio per ricordare ancora una volta Giampaolo Lancellotti, e io sono qui con Ella De Bandini che... buonasera intanto. Buonasera a tutti, ciao. Allora, questa sera che cosa succederà, Ella, su questo palco? Guarda, qualsiasi cosa sarà una cosa meravigliosa, perché siamo tutti qui per Giampaolo. Io l'ho conosciuto nel 70, quando siamo stati in America insieme
lui con il nome, io con Alberto Nonelli, un cantante, e siamo rimasti amici. È uno dei migliori batteristi che io ho sentito, veramente. Questi qui non sono sviolinati, ma un creativo con una passione rara. Quindi quello che stasera succederà, da parte mia non lo so, perché mi hanno dato 9 pezzi da imparare, però sono felicissimo di essere qui a Mandrio. Oh, tu hai suonato davvero con artisti? No, loro hanno cantato con me. Non sto scherzando, è vero, ho avuto la fortuna di veramente, ma più è una questione di carattere, secondo me. Sono una persona che si adatta molto e mi piace questo tipo di musica. Quindi il primo disco che ho inciso, mi pare che era Io mi fermo qui di Donatello, e lì dentro c'erano tutti, c'erano Maurizio Vandelli dell'Equipe 94, c'era Vince Tepe, Aresta Volazzi. Io voglio ricordare anche e soprattutto una canzone che è una delle canzoni forse più belle della nostra musica italiana, che è L'importante è finire, di Mina, e dentro c'eri tu. Sì, dentro c'ero io, ma l'arrangiamento è di Pino Presti, che è un grandissimo bassista e un grandissimo arrangiatore. Pino Presti ha le idee molto chiare, conosce Mina, conosceva Mina da tanto tempo, quindi mi ha messo a mio agio. Il primo disco che ho inciso per Mina, da lì sono partiti praticamente dopo 15 o quasi 20 anni con Mina, che è, diciamo, una gran bella soddisfazione. Poi c'è De André, c'è Guccini, c'è Angelo Branduardi, Licio Caposena, ci Nomignoli, sono Nomignoli, diciamo che sciorinati. Brani, diciamo, poi ci sono gruppi come i D&D che sembrano gruppi di musica pop, ma ci sono brani tipo Vendo Casa, che è un brano bellissimo. Se uno si fa caso, qui diciamo una, questa qui è una chicca, se uno a casa ha il disco Vendo Casa proprio di Lucio Battisti, Vandelli lì, che è il produttore dei D&D, suona il basso. Battisti è quello che suona la chitarra, io suono la batteria, e chi fa la seconda voce è Lucio Battisti nei D&D. Quindi ci sono delle cose che si possono sapere solo se uno le racconta. Storie tese, come dicono. Sono meravigliose comunque, era un periodo meraviglioso. Bene, comunque questa sera finalmente ti risentiremo dal vivo su questo palco. E che altro dire? Andiamo a mangiare? Io spero che i tortelli che fanno qua, che sono buonissimi veramente, e questo qui è un'altra di quelle, è un'altra motivazione per la quale vengo volentieri. La prima ovviamente è essere sempre Giampaolo, mi darà quell'energia che serve per suonare lo strumento che lui e io abbiamo amato e continuiamo ad amare. È picchiato bene, in maniera notevole. Grazie, Ella. Grazie. A te. E devo dire che questa volta Claudio ha pedalato veramente bene. No, lo fa tutte le volte, quindi ancora grazie ad Ella De Bandini per essere stato così umile, così simpatico e così disponibile a questa intervista. E ricordiamo che l'evento in cui si trovava Ella De e anche si trovava Claudio era un evento in onore di Giampaolo Lancellotti, batterista anche lui. Allora, cari amici, noi continuiamo, perché a questo punto c'è bisogno di ricordare i contatti di Sempre Curiosa. Sì, lo facciamo, il sito l'avete già visto. Ecco qui la nostra grafica che ci aiuta soprattutto per farvi vedere scritti i nostri contatti: www.semprecuriosa.it. Andate e spulciate. Redazione semprecuriosa@gmail.com. Se volete scriverci e magari darci qualche input su curiosità da raccontare. Siamo sui social, su Facebook Sempre Curiosa e su Instagram Sempre Curiosa Blog. Ecco qui, questi sono tutti i nostri contatti, segnateveli, mi raccomando, cercateci, se volete cercatevi anche, cliccate mi piace e scriveteci, ma soprattutto seguiteci, che a noi fa davvero, davvero molto piacere. A questo punto, parliamo tanto di musica oggi, vero Brunino? Abbiamo però, prima di parlare di nuovo di musica, un appuntamento che abbiamo visto anche nelle scorse puntate, che va avanti perché c'è interesse. Scusa c'è Brunino. A gentile richiesta, spostiamo l'avvenimento musica, la notizia musicale, per dare una priorità. Esatto. È tornato il Mazzoni. Grazie alla nostra regia. Non ti dico altro. Io vedo i blocchetti spostarsi, no? Cioè la scaletta così, poi all'improvviso si sposta, e quindi c'è un momento così per riuscire a comprendere cosa succede. Ma Sempre Curiosa è così perché è curiosa e ricca di tante cose che arrivano e ci fanno divertire.
Adesso torna appunto Guido Mazzoni dall'ambiente, quello misterioso e davvero intrigante dei tarocchi, e quindi entriamo in questo mondo per scoprire qualcosa di più. Ed eccoci amici, siamo tornati nel mondo dei tarocchi. Guido Mazzoni qui con me. Io ti dico soltanto una cosa: tum tum, chi bussa entrate, sedete e parlate. Non è una formula magica, ma che cos'è, Guido? Ma è uno, secondo me, il più bel giro di carte, di tarocchi che possa essere, cioè proprio il più magico di tutti. Cosa succede adesso, Guido? Allora, bisogna sempre tagliare con la mano del cuore, con la sinistra. Ora li sta posizionando le carte per questo giro che io amo particolarmente, okay, perché è molto esoterico, secondo me. Molti hanno paura delle carte, soprattutto perché si parla poi di noi stessi, no? Esatto. Cioè, qualcuno parla di te, di quello che potrebbe succederti, si è sempre un po' in ansia. Sì, il futuro fa sempre un po' paura, soprattutto chi non ci crede dice di non crederci, ma poi si sente indirettamente condizionato. Chi ci crede invece ha paura che quello che gli dicono debba fargli fare delle scelte anche dolorose. Allora, il primo tum tum, e sarebbe le carte che sta girando adesso Luisa, che riguarderebbero il presente. Il presente. Ok, va bene. C'è una distruzione. Qua dice un uomo, c'è una distruzione in corso, la torre è sempre una carta difficile, di un arcano. Quindi ogni blocco di carte ha un significato, ogni mucchietto. Carte, e ogni blocco di carte ha un significato. Questa persona rimarrà solo e in solitudine, ma va una nascita da questa solitudine. E certo, queste carte sono un po' falsate. Sì, non la stiamo facendo a qualcuno in particolare, stiamo facendo un esempio. Un esempio, rimarrà solo, dovuto anche a una vedovanza, potrebbe incontrare qualcosa di migliore che gli porterà. Questa carta, da questa vedovanza, da questa mutilazione, nasce scelta, qualcosa di buono. Nasce qualcosa di buono, rafforzata proprio meno da questo male. Beneficio, sia di denaro. Dai. Aia! Questa è una carta un po' particolare, perché non sempre è una carta negativa, ma spesso è una carta distruttiva. Ecco. E in questo caso. Facciamola vedere anche agli diciamo amici a casa. In questo caso. Tendenzialmente il diavolo è una figura negativa. Sì, riuscire a ottenere qualcosa grazie proprio, però a qualcosa. Ha un patto col diavolo. Okay. Quindi ha qualcosa di negativo. L'ultimo mazzetto. Queste entrate, giusto? Sì. Ci sarà dell'imbarazzo, quindi questa cosa tenuta in modo anche. Non proprio trasparente, porterà dell'imbarazzo e del disagio, che però avrà portato del beneficio. Questa scelta avrà un effetto pazzesco, quindi funziona in questo caso. È economico. Sì. Di denaro. Questo l'ultimo è parlate. Questi sono parlano gli arcani e danno la sentenza finale che ti porta felicità. Quindi la scelta, seppur diciamo nata da un patto con il diavolo e da sacrifici anche importanti nella vita, porta comunque un ritorno positivo con la ruota di fortuna. Vabbè. Che con questa è una tra le due carte, tra i due arcani più positivi. È una cosa che è lì appesa, ma che dovrebbe succedere. Allora, ringraziamo Luisa per averci fatto vedere anche questo tum tum, chi bussa, sedete e entrate e parlate. Nella testa un sacco di domande e non basta mai il tempo per farle tutte. Quindi Guido, grazie ancora una volta per averci portato in questi anfratti così misteriosi e interessanti. E sempre curiosa tornerà con le sue telecamere per scoprire altre curiosità. E non solo tarocchi. Associazione Musica Amica presenta i corsi annuali di alto perfezionamento di chitarra sotto la guida del prestigioso insegnante Pietro Locatto. Gli splendidi scenari di Santa Margherita Ligure faranno da culla al percorso di studi da novembre a giugno a Villa Durazzo con la direzione artistica di Giovanna Savino. Per info e iscrizioni as.musicamica.ge@gmail.com. Musica Amica, un mondo di opportunità. Mi dice qualcosa questa bara? La paura.
Sì, perché sta arrivando Halloween, amici, manca pochissimo, insomma i giorni passano velocemente, quindi arriverà in un attimo e il nostro studio si sta preparando con l'allestimento, ma non solo, perché questo qui è un prodotto di gioiellini, quindi è una robina creativa realizzata da gioiellini, ancora in fase di costruzione in realtà, perché poi ci saranno altre decorazioni eccetera. La prossima esposizione di gioiellini è a Stallieno, lo sapete? Mamma mia, vernissage a Stallieno. Sì, vernissage. Esatto. Va bene, grazie Brunino per i tuoi contributi. Ma ci mancherebbe. Nella prossima puntata parleremo un pochino di più di Halloween, perché vi voglio far vedere un tutorial semplice e carino per realizzare proprio una cosina simpatica che adoreranno i bambini, proprio dedicata a questa festa celebrativa che ormai da tanto tempo anche in Italia è, diciamo, una delle feste più amate dai bambini. Va bene, il nostro appuntamento purtroppo anche stavolta finisce qui. Io vi ricordo anche il mio libricino, la lista dei sogni per non dimenticare chi siamo, se volete fare un regalo a qualche amico, eccolo qui. E ci vediamo alla prossima puntata. Un bacio grande e grazie ancora per essere stati con noi. Ciao amici. Lollipop, il cuore più dolce di Sestri Ponente, per soddisfare la tua voglia di dolci. E puoi trovare magnifiche confezioni regalo. Visita anche la pagina Facebook per restare aggiornato sulle offerte delle prossime ricorrenze. Lollipop, via Sestri 208 Rosso. Telefono 348 766 1044.